è il risultato di una performance che è stata pensata non in occasione di questo bando, ma si è creata nel tempo. Io avevo questa necessità di liberarmi da una sorta di sofferenza, di dolore che stavo provando. Sono riuscita a immaginarmi questo atto collettivo in cui un giorno io sarei riuscita a liberarmi di questo dolore. Pensavo di realizzare delle fotografie a più persone ricoprendole di spilli e successivamente invece ho pensato di riprendermi di ancora precedente a questa. Per fare un calco di tutto il mio corpo e ricoprirlo di spilli, però la dimensione collettiva, condivisa, mi sembrava molto bella, importante, per cui ho pensato di riprendere l'idea del gesso, però di metterla in atto in una performance in cui altre persone entravano in scena insieme a me e condividevano la loro storia con la mia. L'esperienza del bando è stata molto utile perché mi ha permesso di realizzare un'idea e quindi di renderla concreta. Il fatto che ci fosse un sostegno anche economico mi ha permesso di affiancarmi a delle persone competenti, per cui il video che è stato realizzato per l'installazione è stato fatto da una professionista. Ho potuto anche fare uno studio sul suono per la performance e anche qui mi sono appoggiata a un sound designer. Il fatto di poter collaborare con delle figure esperte ha permesso una riuscita sicuramente di alta qualità che da sola non sarei potuta riuscire a ottenere.